eccoli qui tutti i protagonisti dell'atto più atteso dell'estate calcio a 7 triestino. Agmen S Costruzioni, pronte a farci vivere la finalissima Crese Cup Zanutta 2021, 19esima edizione, la prima qui a Domio. E allora si parte, muove il primo pallone di questa finalissima Crese Cup 2021 Zanutta, Agmen in maglia rossa. Vediamo se prova il destro, no? Cerca il tocco verticale, si chiudono le maglie bianche, palla ancora buona per Caramelli che se l'allunga, vuole partire, vince un rimpallo Caramelli, supera Aiello, la palla è buona per Bertoni, attenzione, rosso. Viene dato il rosso. Arriva il fischio di Royals, parte Tommaso Bertoni, il destro, la para Aiello, che la intuisce e la devia sull'esterno. Sì, Franci. Pericolone, scampato, prova ancora Bertoni a rifarsi immediatamente. Che ha metri davanti a sé. Il taglio di Janezic, la palla è interessante e precisa, Janezic, controllo su Aiello, che gli chiude il più possibile lo specchio, va a calciare di potenza trovando il palo alla sinistra del portiere Janezic. Naturalmente un uomo è sempre libero. E allora lo pesca Aiello andando da Caramelli, verticale per Janezic, si salva Aiello, ancora Caramelli, ancora Aiello, arriva l'altro Aiello, Federico, destro ribattuto da Lombardi. Comprensibile che ci sia più pressione da parte di Agmen, che adesso vuole giocare corto con Bertoni, che libera lo spazio per il destro, la palla che passa sul primo palo beffando Aiello e arriva il vantaggio di Agmen con Tommaso Bertoni, minuto 8 e 20 del primo tempo. Aiello, che fin qui era stato super, è stato ingannato da questa conclusione. Attento sul rinvio lungo di Francesco Aiello, Bertoni, Gridel, duello Costa Janezic. Riesce a farla passare il 7, poi Gridel la sterzata, pallone preciso per Caramelli che vuole andarsene. Termina a terra sulla chiusura di Krevatin, che si vede sventolare anche il giallo da Royals. Adesso cambia il battitore, c'è Janezic che calcia centralmente. Aiello non riesce a respingere la conclusione, non ripetendo il miracolo sul precedente tentativo dal dischetto di Bertoni. 14esimo minuto, arriva il raddoppio di Agmen, segna Janezic su calcio di rigore. Beffato dal destro di Bertoni sul calcio di rigore, ha fatto il massimo nel primo caso parandolo, il secondo invece gli è passato sotto. Ora grande azione personale di Gubellini, sinistro, incrocio dei pali e poi c'è il gol di Mattia Girardini a dimezzare lo scarto. Minuto 18, Gubellini fa tutto benissimo, sfera che trova l'incrocio dei pali, è il più reattivo, il primo ad arrivare è Girardini a superare Andreasi, 1-2. Gubellini si è inventato dal nulla, in condizioni difficilissime, una conclusione fantastica, col sinistro ha baciato la parte inferiore della traversa, occhio però ad Agmen che è già ripartita. Parte Lombardi, il suo destro, la palla che passa con una leggera deviazione, credo, della barriera e si infila all'incrocio dei pali alla sinistra di Andreasi. Doppia rimonta con l'uomo in meno per S Costruzioni. Minuto 21 e 30 del primo tempo, finale bellissima, 2-2 il punteggio. Nuovamente Francesco Gridel. Alessandro Gridel, spazio dentro per l'inserimento vincente di Caramelli, che col tocchetto sotto scavalca il tentativo di uscita di Aiello allo scadere quasi del primo tempo, ancora una trentina secondi più recupero da giocare, arriva il 3-2 di Agmen. Arriva la rincorsa di Lombardi, il suo destro che viaggia distante dai pali di Andreasi. Matteo Royals mette fine a un intensissimo primo tempo, si chiude sul 3-2 per Agmen, che stava sfruttando bene l'immediata superiorità numerica, ma poi S Costruzioni ha tirato fuori gli artigli e ci sta regalando una finale ancora tutta da giocare. E allora ripartiamo col secondo tempo di questa finalissima 19esima edizione Crese Cup Zanutta 2021 qui a Domio.
Agmen in maglia rossa in possesso palla, avanti 3-2 al termine dei primi 25 minuti. Punta la porta avversaria Janezic contro Schiavon, la frenata, apertura per Sciarrone, accorcia Girardini, Bertoni, bello il lavoro nello stretto su Krevatin, sinistro che si spegne a lato di pochissimo, deviazione leggera di Schiavon. 2 per Agmen, c'è ancora possibilità, speranza per S Costruzioni che prova con Girardini, che va a stimolare i riflessi di Gianluca Andreasi, costretto al calcio d'angolo, allarga un po' le braccia nei confronti dei compagni. Palla raccolta da Lombardi che la tiene in campo. Tocco dentro per Girardini, la chiede Krevatin, la riceve adesso. Destro di prima intenzione, palla che era uscita di una virgola, ma era uscita. E comunque Andreasi aveva risposto presente. Chiusura di Peric, poi Gridel per Aiello, c'è spazio di là, Aiello non forza la giocata, aspetta Gridel, buona la sterzata del numero 8, ancora spazio sul mancino e trova la rete Alessandro Gridel, tempo scaduto, 4-2 Agmen, Alessandro Gridel che va a siglare una rete probabilmente decisiva in un momento fondamentale di gara, a togliere probabilmente le residue speranze ad S Costruzioni. Caramelli chiede ai suoi di mantenere alta la tensione, viene servito da Janezic e mette il punto esclamativo con un gol acrobatico che va a suggellare il successo di Agmen, 5-2, ed è questa l'ultima giocata che chiude la 19esima edizione Crese Cup Zanutta 2021 qui a Domio. Applausi a scena aperta però per S Costruzioni, perché con l'uomo in meno dopo 2 minuti e mezzo, se c'è stata partita fino agli ultimi 5 minuti, è merito dei bianchi. Agmen al termine di un percorso straordinario conquista il trofeo più ambito dell'estate del calcio a 7 triestino e sono pronti a ricevere il trofeo, la Crese Cup 2021, da Mattia Milazzi. E adesso la comprensibile esultanza di Agmen e anche insomma la delusione, anche questa piuttosto comprensibile, di S Costruzioni, con una finale giocata ad handicap dopo pochissimi istanti e senza due giocatori del calibro di Venturini e Forte, si è fatta ancora più difficile per i bianchi, che comunque hanno sfoderato una prestazione straordinaria per le giocate determinanti sin dall'espulsione di Tobia Sergi. Diamo la palma di uomo partita Crese di questa finale al numero 19 di Agmen, Caramelli. E ora chiaramente scatta la festa in casa Agmen. Complimenti ragazzi. Naturalmente questa lunga serata di sport deve vivere ancora l'epilogo, e l'epilogo ci sarà nella zona palco qui a Domio per la cerimonia delle premiazioni di tutti i tornei, per cui insomma qui dal campo 1 vi chiediamo nel giro di qualche minuto di spostarvi in quella porzione del centro sportivo di Domio per assistere alla premiazione singola e di squadra di tutte le manifestazioni sportive Crese Cup.